sentiamo allora il professor Saverio Fortunato, che è criminologo clinico e dirigente del sito di criminologia complessa. Gianmarco. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno consentito di essere qui e di partecipare, di ascoltare anche le relazioni che mi hanno preceduto. E ovviamente io cercherò di dare un contributo ai lavori che vengono fatti da un punto di vista criminologico. E la storia, diciamo, delle scienze criminali nasce fondamentalmente con due scuole. E c'è una scuola classica che pone il problema del libero arbitrio, e quindi il diritto penale è basato sulla volontà del reo, la volontà deve essere libera perché ci sia il reato. E poi c'è un'altra scuola, che è la scuola positiva, cioè che dice invece che non ha importanza, sposta l'attenzione dal reato in senso astratto all'autore del reato in senso concreto. Quindi giocano le concause, le cause, l'aspetto psico-biologico e sociologico che contribuiscono nella condotta del soggetto a violare la norma del codice penale. Questa è un po' la storia, ecco perché poi riflettiamo su queste le culture, i giudici o anche gli avvocati, anche i critici poi riflettono questa antropologia criminale. E le norme penali, noi qui ci stiamo, come dire, ho sentito, sono 10 anni che questa associazione lavora per un progetto, per fare in qualche modo approvare una legge che cambia anche la terminologia e quindi introduce il concetto di omicidio stradale. Ora, da un punto non esprimo giudizi sui lavori, cioè credo che le vittime e il processo penale deve porre la giusta attenzione che viene richiesta nei confronti della vittima, e credo che sempre ricordando la storia delle scienze criminali, e un passo avanti che il processo penale ha fatto è l'umanizzazione del processo penale, cioè il processo penale ovviamente deve essere umanitario, deve essere ispirato, anche se è difficile, alla rieducazione del reo, deve in qualche modo essere anche un giusto processo, perché questo si è anche introdotto nella nostra Costituzione, per avere appunto un diritto penale moderno in una società civile. E allora, se tutti questi fattori li dobbiamo mettere insieme, non è semplice, perché la costruzione di una legge, dice Lombardo Dallauro in filosofia del diritto, dice qualunque legge, qualunque norma è sempre la conosco, anche quella fatta dai più grandi giuristi, dai più grandi esperti. Perché la conosco? Perché dice la norma non è tutto il diritto e la norma non è tutto il diritto. Non è tutto il diritto perché tutto il diritto in una norma non ci sta. Non è tutto il diritto perché è sempre la mediazione culturale dei soggetti che la legiferano, quindi c'è una mediazione. Quindi è la conosco per urgenza, ontologicamente la conosco. Allora se ontologicamente la conosco, e poi ci vuole l'interpretazione. L'interpretazione chi la fa? Per parlare non la può fare l'avvocato, perché l'avvocato è un giurista a metà, cioè a lui interessa vincere il processo, non affermare una verità, gli interessa la camicia, la causa. Tanto è vero che un avvocato difende l'imputato, un avvocato difende la parte civile, quindi sono logiche di avvocato contrapposte. Cioè la lacuna della legge la può colmare soltanto il giudice, perché il giudice non ha un interesse al di sopra delle parti, lo stipendio non gli cambia se condanna o si assolve, e quindi è chiamato a estraniarsi dalle parti, dovrebbe estraniarsi anche verso se stesso, quindi essere terzo e apparire anche terzo verso se stesso, quindi censurabili certi comportamenti che sono sentiti prima e che sono detti, insomma, ecco, per un giudice ha il compito, anche il dovere anche di apparire terzo, non solo di essere terzo rispetto alle parti, rispetto anche a se stesso. Questo però è un compito difficile, perché gli avvocati lo complicano, che prima si diceva, dice, se ti capita un guaio la prima cosa che fai è ci vuole un buon avvocato, perché un buon avvocato sa destreggiarsi, sa come fare, trovata la legge si trova l'inganno, ultimamente trovato l'inganno si cambia la legge e quindi diventa tutto più difficile, tutto in alto mare. Poi però la criminologia ci ricorda un'altra cosa, oltre alla conoscenza ontologica della norma, di qualunque norma. Quindi anche quello che voi andrete a fare sarà la conosco, comunque sarà interpretata e dovrà essere interpretata. C'è un altro aspetto, cioè l'aspetto è appunto la società, cioè l'approccio positivo dice che se noi spostiamo l'attenzione dall'autore del reato, cioè dal reato all'autore del reato, l'autore del reato vive in un contesto sociale. Io ritengo che
i problemi del crimine non lo ritengo solo io, lo ritengo perché lo ritengono tanti criminologi, cioè il crimine ovviamente è ineliminabile. Qualunque legge facciamo, anche la pena di morte fa aumentare il crimine, non li fa diminuire. Paradossalmente più leggi abbiamo e più reati ci sono. Quindi perché più leggi ci sono, e ad esempio io ricordo che il codice della strada ha quasi 250 articoli, poi se ci mettiamo tutto il diritto amministrativo per il fatto per le poste, per le stazioni, per le stazioni amministrative e così via, aumentano ancora di più. Ora introduciamo un nuovo reato con nuove norme, cioè più si mettono leggi, più si fanno norme, è più difficile poi avere giustizia. Questo è un concetto che bisogna tenere presente, perché gli studi sulla criminologia dicono che la devianza e quindi la costruzione di una carriera deviante o la costruzione di una carriera criminale avviene o per un eccesso di norme, ad esempio, che è il caso sull'automobile. Io non so, io abito a Prato in via Ponzano, io mi devo ricordare il giovedì sera che devo lasciare la macchina in via delle Fonti, però alle 9 la devo spostare perché la polizia delle strade inizia in via delle Fonti, poi mi devo ricordare dove accendere le luci e dove spegnere le luci, cioè ci sono tante di quelle norme, siccome guidare un'auto, che praticamente bisogna fare un corso di laurea, ci vuole un ragioniere dietro. Ora noi andiamo ancora ad aumentare le norme e io dico che siccome il crimine non si risolve soltanto con l'inasprimento della norma, perché l'inasprimento serve se è interpretato dalla società come una cosa equa e giusta. E questo non è facile, perché prima io sentivo dire la difficoltà è culturale, nel senso che già nel linguaggio non si chiama omicidio, si chiama incidente. Nel linguaggio, ad esempio, si parla non di una vittima e di un omicidio, ma della vittima di un incidente stradale. Quindi voi state cercando di modificare anche il linguaggio, però anche sul linguaggio, e quindi aumentando, si citava prima qualcuno che dice aumentiamo la stigmatizzazione, però anche la stigmatizzazione può creare devianza. Cioè noi dobbiamo sapere che c'è un maresciallo della Guardia di Finanza, un mio amico, che mi raccontava che lui faceva servizio a Napoli e loro dovevano controllare il territorio a proposito di controllo del territorio. E dice, noi avevamo due fenomeni criminali, da una parte quelli che vendevano il contrabbando delle sigarette e dall'altra gli spacciatori della droga. Quando noi giravamo la vite sul contrabbando delle sigarette aumentava lo spaccio di droga. Allora a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, a noi cosa interessa, reprimere di più la droga o reprimere di più lo spaccio delle sigarette? Perché tutte e due non si riesce a eliminare. Cioè per quanto noi ci possiamo attrezzare, il crimine non si elimina, lo possiamo in qualche modo attenuare, in qualche modo controllare, limitare, ma mai risolvere. Questo è un dato storico, non è imprescindibile. Allora lì hanno dovuto fare una scelta. Io vedo nell'inasprimento della pena e nel continuare a fare sempre leggi senza purificare, perché se si approva una nuova legge, qualche altra legge bisognerebbe abolirla, perché non si può continuare a fare sempre leggi. Allora io vedo ad esempio un effetto collaterale. Un primo effetto collaterale potrebbe essere l'aumento dell'omissione di soccorso. E allora l'aumento dell'omissione di soccorso bisogna distinguere, cioè non dobbiamo partire soltanto l'approccio criminologico. L'approccio criminologico che tiene conto sulla storia delle scienze criminali sia dal punto di vista della vittima, e quindi la vittimologia su questo è fondamentale, sia l'approccio positivo, cioè sull'autore del reato, con la sua condotta, con il suo comportamento, con il suo statuto biologico e così via, sia anche della società, perché non possiamo prescindere dal fatto che viviamo in una situazione di forte crisi economica e noi assisteremo sempre di più a persone che si mettono alla guida dell'auto con tagliando l'assicurazione contraffatta. E come la mettiamo? Già è un problema quando uno è coperto con la situazione, poi figuriamoci se c'è il taglioncino contraffatto. E allora poi c'è il problema della droga, c'è il problema dell'alcol. Allora vedete come la tematica di per sé non è soltanto autore del reato di vittima, non è soltanto il giudice che deve colmare la lacuna di una norma che ontologicamente nasceva con noi. Il problema va ben oltre, cioè il problema è capire anche quali sono i fattori criminogeni sociali che contribuiscono ad alimentare l'incremento dell'omicidio della strada. Cioè com'è possibile, ad esempio, ecco, questo è un altro effetto che dobbiamo dire, a che serve avere macchine che vanno a 240-300 all'ora quando poi il limite è 110-130? Perché c'è tutta una cultura italiota, no? Perché poi ti vendono il tomicom, perché poi ti mettono l'autovelox che serve non per la sicurezza della strada, ma per far quadrare i conti del comune, per fare la pensione dei vigili urbani. Cioè questa è tutta una cultura italiota che è sbagliata, perché molti problemi non li potremmo risolvere se si potesse imporre alle
le auto alle industrie che fabbricano le automobili, il limite di velocità, cioè il limite è 130, fa le macchine che vanno a 130, punto. Avremmo risolto tanti problemi, eliminando l'autovelox, eliminando tutta la serie, l'autovelox. Io sulla costruzione della carriera degli altri, vi faccio un esempio a Firenze. Con l'avvocato ci siamo già incontrati a Pordenone, lo vedo, cioè l'esempio lo ripeto, è sempre quello, perché fa scuola. E un signore andava a lavorare con una motocicletta, un operaio, una persona normale, padre di famiglia, e ogni mattina l'autovelox si faceva la tutta la fine. E siccome le multe non è che ti arrivano il giorno dopo, ti arrivano tre mesi, quattro mesi, quindi a questi mi sono arrivati 7-8 mila euro di multe. Lui che ha fatto? Ha preso una pietra e ha rotto l'autovelox, l'hanno arrestato, quindi lo Stato ha creato un delinquente istituzionale. Questo non era un delinquente, era un padre di famiglia che con la motoretta andava a lavorare. Allora il problema qual è? Che l'autovelox, con la logica con cui viene messa, non viene percepita come una norma giusta, ma come una norma speculativa e ingiusta. Allora il primo obiettivo che bisogna porsi in una legge è che la legge deve non essere, apparire anche giusta, perché così tu la rispetti, altrimenti troverai sempre il modo di sentirti in qualche modo vittima di quella legge, di quell'interpretazione poi degenerativa che una norma di per sé lacunosa, poi ambigua o ingiusta ancora di più genera, e questo ti crea carriera criminale e carriera deviante. Vi ringrazio.